due monete della collezione numismatica della Repubblica Italiana per celebrare la Reggia di Caserta. La prima come tema il 250° anniversario della scomparsa di Luigi Vanvitelli, la seconda la Fontana di Diane a Teone. Sono state presentate nel vestibolo superiore del complesso vanvitelliano dal direttore del museo del MIC Tiziana Maffei e dall'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Francesca Reich. 250 anni per ricordare la grandezza di un architetto attraverso un ricordo materiale che però è espressione artistica, quindi le monete realizzate dagli artisti, dai maestri incisori del Poligrafico dello Stato, per ricordare, dicevamo, la morte di Luigi Vanvitelli, ma anche nella serie delle monete delle fontane la bellezza della Via d'Acqua con la Fontana di Diana a Teone. Quindi è il consegnare un po' alla storia un pezzettino di questa bellezza attraverso un oggetto che dico raffinatissimo, perché se uno guarda i video capisce quanto lavoro c'è dietro, sia dal punto di vista dell'ideazione che dell'esecuzione che della realizzazione. La moneta non è solo un segno tangibile di valore economico, ma è un segno tangibile della qualità del nostro saper fare italiano. La collezione numismatica celebra ogni anno delle eccellenze italiane e soprattutto degli anniversari, quindi la morte del Vanvitelli come un'occasione per celebrare una delle prime archistar che ha costruito questo magnifico palazzo, questa magnifica reggia, e anche una celebrazione all'edificio stesso che diciamo è fra i più belli in Italia e che attira tantissimo turismo. Abbiamo anche una collezione delle fontane, quindi quest'anno, in occasione appunto di queste celebrazioni, abbiamo scelto a Diane e a Teone per anche continuare questa collezione. Le monete sono emesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e coniate dalla Zecca dello Stato. Le prime due, 250° anniversario della scomparsa di Luigi Vanvitelli, 5 euro in argento e 20 euro in oro, sul dritto presentano il primo piano di Vanvitelli tratto da un dipinto conservato all'Accademia di San Luca. La terza, 10 euro in oro, serie Fontane d'Italia, Fontana di Diane a Teone, Reggia di Caserta. Riprende gli elementi di uno dei più famosi gruppi scultori del complesso vanvitelliano, quello dedicato al mito classico della dea che, sorpresa a fare il bagno dal giovane cacciatore, lo trasforma in un cervo.